Lo scopo di questo strumento è di dare consapevolezza del percorso che si sta compiendo e quindi essere certi dello stato dell'arte. Anche qui abbiamo sempre i nostri prodotti, sempre quelli che avevamo evidenziato nel ramo cosa della prima mappa mentale. I nostri prodotti vengono elencati, in questo caso li abbiamo messi in verticale, qui invece sono disposti quasi in orizzontale. Accanto a ogni prodotto mettiamo un cartellino colorato e semplicemente ci indicherà se la lavorazione di quel prodotto, per così dire, è a buon punto, se è così e così o se siamo in un ritardo un po' da metterci allerta. Quando la metodologia è stata proposta nelle scuole del Congo dai volontari del Project Management Institute che si sono recati là, hanno scoperto che in Congo, in quella regione, i semafori non esistevano, i bambini non li avevano mai visti e quindi sono stati loro che hanno scelto di abbinare la faccina che ride o un po' arrabbiata per rendere più significativo il contenuto di questo simbolo. Questo è il semaforo del giornalino e vedete che è tutto verde perché naturalmente alla fine del progetto tutto era stato concluso. Nel caso invece del progetto di quarta, quindi il progetto di ecologia, non tutto alla fine era proprio verde. Le interviste non le avevamo fatte proprio tutte come avremmo voluto, ne avevamo una buona quantità ma non eravamo arrivati fino in fondo e soprattutto non avevamo proprio realizzato che in minima parte il giornalino che avrebbe dovuto accompagnare la lezione spettacolo e restare poi come anche oggetto e ricordo di questa esperienza. Però è anche interessante perché il giornalino è stato il progetto dell'anno successivo, quindi dalla quarta alla quinta il progetto ha avuto una sua sequenza e quello che non era stato realizzato, che era solo una parte del progetto di quarta, è diventato in quinta il progetto di tutto l'anno. Naturalmente ha assunto poi delle dimensioni e dei contenuti molto maggiori rispetto a quello che era l'idea iniziale. Lo strumento del semaforo viene inserito a questo punto perché è qui che parte la realizzazione concreta del progetto. Qui si comincia a lavorare, i gruppi si mettono all'opera. Naturalmente non è che perché stiamo partendo e nulla è ancora pronto i semafori saranno tutti rossi, semplicemente appendiamo il cartellone e ci diamo del tempo, ci daremo delle scadenze. Noi di solito la revisione del semaforo la facevamo ogni settimana e senza troppa severità. Ci sono bambini che tendono a essere molto severi nell'assegnazione dei rossi. Quindi va vissuto senza stress.